Il giorno dopo la manifestazione studentesca, che ha visto anche dar fuoco a manifesti del PDL da parte di alcuni partecipanti, abbiamo intervistato Rodolfo Ridolfi, candidato al Senato per il PDL. Beh, noi da sempre siamo oggetto di attacchi della delinquenza, dei teppisti politici. Non è questo che ci sorprende, gli insulti, gli attacchi alle nostre plance dimostrano che sono molto agitati coloro che non vedono di buon grado il nostro grande risultato elettorale. Per quanto riguarda questi giovani, che poi spesso non sono neppure giovani, sono dei veri e propri teppisti politici, non è con loro che ce la dobbiamo prendere, anzi, loro li dobbiamo, se è possibile, perseguire e prevenire attraverso l'azione delle forze di polizia, ma dobbiamo naturalmente prendercela con i cattivi maestri. E anche a Ravenna e anche in altre regioni i cattivi maestri sono molti. Per quello che mi riguarda, io contatterò, come ho fatto già per altre cose che riguardano la delinquenza comune, contatterò il signor prefetto. Mi sono sentito col questore per ringraziarlo dell'azione di protezione della nostra sede che è stata operata dagli uomini della polizia, perché approfitterò anche per esaminare la situazione della criminalità comune, anche che sta inquinando anche le nostre strade in questa provincia, in modo particolare a Faenza e nel Lughese. Beh, è una campagna anomala dal punto di vista organizzativo perché si svolge nel mese di febbraio. Oggi però c'è il sole, quindi è possibile incontrare la gente e scambiare le ultime impressioni con gli elettori. Per quanto riguarda il PDL, mi sembra che stia andando benissimo. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.